Maltrattamenti con condotte reiterate ed abituali è l'accusa mossa dalla Procura di Catania a tre dipendenti della Casa di Riposo per Anziani San Camillo di Aci Sant'Antonio che su indagini dei Carabinieri ha portato la loro sospensione dall'attività per nove mesi e a uno per il titolare della struttura. Anche nei confronti di un centenario costretto a mettersi a letto da solo, mortificato così, che schifo di persona, che schifo, educazione zero, ora la lascio sulla sedia tutto sporco di pipì come i porti. Secondo l'accusa, non soltanto non prestavano assistenza agli ospiti anche a fronte delle loro ripetute richieste d'aiuto, ma in diverse occasioni li legavano ai tavoli o ai letti per non farli muovere. Li lavavano con l'acqua fredda o per punizione non li cambiavano a seguito dell'espletamento dei loro bisogni fisiologici o li lasciavano nel letto con le lenzuola sporche. Inoltre, contesta loro la procura, dopo le indagini dei carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio, li lavavano con il sapone della lava deridendoli poi per il loro profumo di aloe vera. Cercavano di curare la scabbia come da precise indicazioni del titolare con semplici impacchi di olio di oliva in luogo della corretta terapia farmacologica e somministravano agli ospiti i farmaci scaduti. Avrebbero anche minacciato urlando a un'anziana di legarla, lasciarla piena di feci e di non lavarla causando il pianto della donna. Inoltre, accusa la procura di Catania, erano soliti denigrare, mortificare e insultare abitualmente gli anziani ospiti.